Buongiorno a tutti, buon giovedì, un caloroso benvenuto a tutti i nostri appassionati amici digitali, nuova puntata con il Digital Coffee, nuova puntata prima del mese di dicembre. Io mi chiamo Luca Zanella, per coloro i quali ancora non mi conoscessero sono il responsabile commerciale di Regus a Lugano. L'unico obiettivo nostro è quello di mettere a disposizione spazi di lavoro flessibili in Svizzera, in Canton Ticino e nel mondo per tutta una serie di imprenditori, start-up, piccole, medie, grandi aziende già formate e dare appunto questa continuità di business nel segno della flessibilità. Quindi, da parte di Luca Zanella, co-padrone di casa, cedo la linea ad Alessandro Marosa per l'introduzione della tematica odierna. Grazie e buongiorno a tutti di nuovo. Benissimo Luca, grazie mille. Come diceva Luca, appunto io e lui abbiamo incominciato a creare, abbiamo creato l'anno scorso in settembre 2019 questi eventi che erano in presenza da lui a Regus a Lugano. Da marzo abbiamo deciso di farli online, ma vedo che comunque funzionano perché c'è sempre interesse su queste tematiche digitali. Lo scopo di questi Digital Coffee è proprio quello. Aspetta che c'è l'eco. Roberto, togli il volume. Aspettate un secondo. Ah, gliel'ho tolto io. Ok, stavo dicendo, lo scopo di questi Digital Coffee è proprio quello di far conoscere la tecnologia, far conoscere tecnologia appunto che potrebbe essere interessante agli imprenditori che magari non hanno tempo nel loro tran tran quotidiano di andare a guardare esattamente cosa c'è di novità e di appunto strumenti che potrebbero aiutare le loro imprese. Oggi in particolare vi presento Corrado di DG1, che parlerà, prima di tutto presenterà chi è DG1 e parlerà di un tema legato all'ambito dei dati che è molto importante perché, se guardate, le aziende ruotano attorno ai dati. Quindi ti do la parola, Corrado, prego. Allora, intanto grazie per averci invitati. È sempre un piacere prendere un caffè con degli amici. Alla fine la pandemia, se la guardiamo da un punto di vista diverso, ci sta anche aiutando perché stiamo aumentando il numero degli amici. Io non sarei mai riuscito a venire alle 8 a prendere un caffè con tutti voi di persona, oppure sarebbe stato complicato, quindi farlo online è un vantaggio. Quindi grazie per l'invito Alessandro, Luca, e per la possibilità di condividere con voi quello che noi stiamo facendo. Io mi chiamo Corrado Di Mauro e sono il deputy CEO del gruppo DG1 o DG1, secondo se lo vuoi dire all'italiana piuttosto che all'americana. Il nostro è un gruppo di diritto canadese, perché la nostra azienda, la capofila, è una canadese, anche se abbiamo però già messo il nostro culo a sedere in quattro posti diversi, perché siamo qui in Svizzera, a Massagno, abbiamo poi un ufficio a Tokyo dove siamo soci in una joint venture con una società pubblica giapponese e poi abbiamo il nostro team di sviluppatori a Lubiana, in Slovenia, dove il fondatore dell'azienda circa 20 anni fa ha iniziato il suo percorso. Ora, che facciamo di bello? Beh, per tanti anni abbiamo fatto sviluppo di software, un po' come fa Leonardo, no? L'abbiamo fatto per tante aziende. E poi a un certo punto, circa 6 anni fa, abbiamo rivoluzionato completamente, diciamo così, la filosofia aziendale. Abbiamo smesso di sviluppare software personalizzati, ci siamo messi in testa di sviluppare una piattaforma SaaS che potesse andare bene per tutti. Quando dico per tutti, dico anche per quelle aziende che spesso non possono permettersi di dotarsi di tecnologie per stare al passo con i tempi. E poi perché abbiamo pensato che la tecnologia SaaS fosse qualcosa che nel futuro potesse diventare molto attuale, e in realtà quello che sta succedendo ai giorni nostri ci ha dato un po' ragione. Quindi ci abbiamo lavorato un bel po', abbiamo speso fino ad oggi circa 10 milioni di dollari e siamo arrivati ad avere sul mercato quello che oggi è appunto DG1. Abbiamo già diversi clienti nel mondo, abbiamo riscontrato
quello che ci eravamo messi in testa di fare effettivamente è una cosa che matcha, come si dice, con gli interessi e con le necessità, soprattutto delle piccole e medie imprese, che sono quelle che ci interessano di più. E poi, come vedete scritto in questo claim, nella prima slide, ci siamo posti il problema della proprietà dei dati. Voglio anche dirvi che abbiamo appena iniziato un percorso in Silicon Valley insieme alla Morgan Stanley per creare proprio un movimento di sensibilizzazione rispetto al problema, e direi problema, non tanto difficoltà, ma proprio il problema dei dati, perché tante piccole e medie imprese non si rendono ancora conto di qual è l'importanza, dei dati. Per affrontare questo discorso, oggi, vorrei portarvi un pochettino indietro con il tempo, ok? Per capire, che quello che sta succedendo oggi in realtà è qualcosa che è già successo nella storia dell'umanità. Si è ripetuto e si ripete in modi diversi, ma in realtà poi arriviamo sempre alle stesse conclusioni, perché l'uomo quello è, ok? E portandovi indietro, vi vorrei portare a circa 70.000 anni fa, quando l'uomo ha scoperto la rivoluzione cognitiva. Nella buona sostanza, l'uomo ha imparato a parlare. E imparando a parlare in maniera più articolata, ha potuto cominciare a raccontarsi delle storie. Raccontarsi delle storie ha permesso all'uomo di vivere in comunità, di condividere degli obiettivi e di essere in grado anche di uccidere i mammut, che erano molto più grandi dell'uomo, e poi di arrivare a conquistare praticamente il mondo. E guardate che l'ha fatto incominciando da questa rivoluzione, cioè dalla capacità di potersi parlare in maniera più articolata, raccontarsi delle storie. E poi condividere queste storie. È una cosa che noi facciamo quotidianamente, ogni giorno. Lo stesso uso della moneta è una condivisione di una storia. Cioè, noi crediamo che se uno mi dà un dollaro, io poi gli posso dare qualcosa. Poi questo dollaro lo posso riutilizzare per fare qualcos'altro. Ma è una storia che condividiamo, semplicemente. La seconda rivoluzione che c'è stata circa 10.000 anni fa è stata la rivoluzione agricola. Perché abbiamo incominciato a coltivare, e questo ci ha poi in qualche modo costretti a dover preoccuparci, per esempio, di difendere la nostra produzione, ci ha agglomerato in centri urbani e ci ha portati a quelle che sono oggi le città, con tutte le conseguenze che ci sono state. E poi c'è stata la rivoluzione scientifica, quella più vicina a noi, probabilmente, quella che ci ha cambiato ulteriormente la vita. Oggi stiamo vivendo un'era, l'era anzi della rivoluzione dei dati. Tutti voi sapete bene di cosa sto parlando, io sono cosciente del fatto che vi sto dicendo qualcosa che conoscete già, ma è semplicemente propedeutico a capire perché invece i piccoli imprenditori non hanno ancora compreso l'importanza, perché invece è necessario sollevare questo tipo di sensibilità. I dati, voglio dire, oggi non è tanto che prima di oggi i dati non fossero raccolti, probabilmente il KGB, no, in Russia raccoglieva anche un po' di tempo fa tante informazioni rispetto ai soggetti che gli interessavano, ai temi che gli interessavano. Ma il KGB non aveva la capacità di elaborare questi dati. Oggi la tecnologia ci permette di raccogliere una enorme quantità di dati, ma soprattutto ci permette di elaborarli. E l'elaborazione di questi dati fa delle cose incredibili. Tra un po' i nostri telefonini saranno in grado di diagnosticarci se siamo malati oppure no, di cancro piuttosto che di cuore, prima ancora che se ne accorga il nostro medico. Da questo punto di vista, la raccolta e l'elaborazione dei dati è una cosa molto positiva. C'è anche da dire poi che ci saranno aziende che questi dati li utilizzeranno per fare qualcos'altro, magari per farci bere la Coca-Cola piuttosto che la Fanta soltanto per volontà delle aziende. Oggi sapete tutti quello che riesce a fare Facebook con la pubblicità e quant'altro. Okay. Ora, rispetto a quello che noi cerchiamo di fare nei nostri giorni, cioè di convincere gli imprenditori a
ad attivare un certo tipo di attività online e quindi generare ricavi attraverso la rete, è complicato perché nella buona sostanza ci troviamo in una fase molto iniziale dell'adozione della tecnologia. Cioè quando, per tornare indietro, quando all'inizio della rivoluzione cognitiva alcuni avevano imparato a parlare e cercavano di convincere gli altri a fare la stessa cosa, avevano una grande resistenza perché non tutti erano d'accordo nel cambiare un'abitudine che era consolidata. E oggi ci troviamo esattamente nella stessa difficoltà, cioè portare i piccoli imprenditori a cambiare un'abitudine consolidata e spostarsi verso qualcosa che per loro è ancora ignoto, che è una cosa che fa paura. Ci troviamo in quella fase del 2,5% degli innovatori. Ecco perché è così complicato. Non so, Leonardo, se per te è la stessa cosa, ma quando devi vendere ad un imprenditore, a un piccolo imprenditore, gli devi vendere questo tool per fare l'attività online, quale che sia, personalizzato piuttosto che SaaS come il nostro, la grande difficoltà sta poi nel convincere quell'imprenditore a svolgere poi l'attività in maniera consona, perché io ti posso dare il sito più bello del mondo, ma se tu non sei convinto di utilizzarlo, non fai nulla. Poi ci impiega 2 settimane per darti la foto del panettone, 20 giorni per scrivere il testo della nostra storia. Nella buona sostanza, oggi ci troviamo in una fase in cui non possiamo ancora pensare che tutti adottino questa tecnologia, ma possiamo probabilmente parlare solo agli early adopt di questa tecnologia e fare un po' di opera di, non dico di educazione, ma semplicemente di divulgazione rispetto a quello che sta succedendo oggi nell'attuale rivoluzione e a come sarà il mondo molto velocemente e spiegare a questi imprenditori che senza un approccio profondamente cosciente nell'adozione di questa tecnologia, purtroppo non saranno più presenti nel mercato fra pochissimo. Guardate questa foto. La prima a sinistra è la Quinta Strada a New York nel 1900. Ci sono solo carrozze e ho cerchiato in rosso l'unica automobile. L'altra è sempre New York, sempre alla Quinta Strada, nel 1915. Ci sono solo automobili e ho cercato in rosso l'unica carrozza ancora esistente. Ora, se io fossi andato nella Quinta Strada a chiedere a uno di quelli che portavano il cavallo se voleva cambiare il cavallo con l'automobile, mi avrebbe mandato a quel paese, mi avrebbe detto che il suo cavallo lo amava, che probabilmente raccogliere la merda del cavallo era una cosa che lo faceva sentire vivo e che non avrebbe mai cambiato la tecnologia. Con molta probabilità, quella stessa persona nel 1915 era uno di quelli che guidano l'automobile. Ma è una cosa normale. Io ricordo nella mia esperienza personale, ve l'ho detto prima, che sono un baby boomer, per cui ho vissuto quando ero piccolino l'età della crescita, no, economica del mio paese. E ricordo che quando mia madre ha comprato la lavatrice, con orgoglio l'ha mostrata a mia nonna. E mia nonna gli disse: "Senti, ma sei sicura che sta cosa poi lava i panni nel giusto modo? Non ti conviene sciacquarli prima di metterli in lavatrice? Perché una buona casalinga si deve preoccupare che i panni poi vengano puliti seriamente." Ecco, ricordo anche che dopo qualche mese anche mia nonna c'aveva la lavatrice e i panni non li sciacquava prima di metterli dentro. Semplicemente intorno a lei il mondo era cambiato. Ora, noi crediamo, poi magari qualcuno può avere un'idea diversa, ma noi crediamo che per poter aiutare poi le piccole e medie imprese a fare questo passaggio in maniera il meno traumatica possibile, la soluzione è quella di dargli strumenti che contengano tutto ciò che gli serve all'interno di un unico ambiente. Che questi strumenti gli diano la capacità poi anche di
raccogliere informazioni, perché queste informazioni potranno poi essere implementate in sistemi di intelligenza artificiale che faranno poi la differenza in un futuro molto prossimo. Voi sapete meglio di me che nel giro di pochissimo tempo la maggior parte dei consumatori saranno persone nate nell'era di internet. E quindi persone che fanno i loro acquisti in maniera completamente diversa. Ora, quegli imprenditori che non saranno in grado di passare a modelli di business diverso, purtroppo non saranno più in grado di parlare con questi consumatori e saranno automaticamente fuori dal mercato. È un nostro punto di vista. Ci pare che, però, quello che sta succedendo oggigiorno ci dà un po' ragione. Ho letto qualche giorno fa un rapporto del Politecnico di Milano, che è un istituto, insomma, molto, molto quotato quando fa degli studi. Hanno analizzato ciò che è successo, per esempio, in Italia in questi mesi di pandemia. Okay? E hanno scoperto che gli acquisti fatti online, gli acquisti di servizi online, sono scesi di circa il 35%. Cioè le persone non hanno più comprato cose online perché effettivamente online compravano praticamente vacanze e vacanze. E siccome non si può andare in giro, nessuno ha più comprato vacanze. Invece nell'acquisto dei prodotti online c'è stata una crescita del 45% circa. Questo perché? Perché in realtà prima nessuno comprava prodotti online. Sono stati costretti dalla pandemia a comprare prodotti online. Perché le persone avevano paura a inserire i dati della propria carta di credito, perché non volevano neanche far sapere al governo che compravano prodotti, per tutta una serie di ragioni e di abitudini. La pandemia li ha costretti a cambiare un'abitudine, li ha costretti a comprare online. E la cosa interessante dello studio del Politecnico è che intervistate queste persone hanno detto che non tornerebbero indietro, che continueranno a fare acquisti online. Ora, voi immaginate l'imprenditore che non ha approfittato di questo momento per organizzarsi, non lo ha fatto perché ha pensato che comunque la pandemia un giorno finirà e le cose torneranno come erano prima. Si troverà in un mondo completamente diverso. E questa è la ragione per la quale noi pensiamo che le piccole e medie imprese sono quelle che stanno soffrendo di più questa situazione e che sono queste che hanno bisogno del massimo supporto per poter uscire dalla situazione. Dunque, il problema che individuiamo è un po' riassunto in questi punti. Il 77% delle piccole e medie imprese ha un sito internet. Non è una statistica che abbiamo fatto noi, ma insomma, immagino anche voi, è un dato che conoscete. E solo il 7% di queste genera ricavi online. Perché? Perché in realtà è successo esattamente quello di cui abbiamo parlato un attimo fa, cioè presi dalla necessità di essere online, si sono fatti fare un sito internet e hanno pensato che fare il sito internet fosse necessario a risolvere il problema. In realtà non è esattamente così. Non è stato così neanche quando loro hanno aperto la loro attività offline, perché intervistando quale che sia l'imprenditore, di quale che sia il campo merceologico, quando ha aperto la sua attività offline, probabilmente si è indebitato, ha fatto sacrifici per cercare il posto giusto dove aprire la sua attività, ha incominciato a fare pubblicità per farsi conoscere, ha incominciato a fare regali ai suoi clienti per fidelizzarli piuttosto che cercare nuovi clienti ogni giorno. Cioè ha fatto tutta una serie di operazioni che solo ripetute anche online gli possono dare dei risultati. Quindi non basta fare il sito internet. La trasformazione digitale che sta cambiando i mercati, la necessità di avere canali di vendita diversi. C'è poi un fatto importante: le piccole e medie imprese spesso non hanno
la capacità economica di dotarsi di strumenti per poter, come dire, adottare un modello di business diverso. Cioè, se io vado ad un'agenzia specializzata e chiedo di costruire ciò che mi serve per fare l'attività, è chiaro che l'agenzia, se deve fare un lavoro personalizzato, deve essere ripagata per il proprio lavoro. Ma quanti imprenditori poi possono permettersi questa cosa? E quanti sono costretti a dire, ok, vabbè, sai che c'è? Quattro cose le metto su Amazon. E poi vedremo che cosa succede quando fa questa scelta. Perché è una scelta in cui si attacca un cappio al collo e deve solo aspettare che Amazon tolga la sedia e poi la storia è finita. Ecco perché, come dicevo all'inizio, ci siamo preoccupati di costruire uno strumento che fosse facilmente accessibile, che desse la possibilità all'azienda almeno di provare senza dover investire subito e poi, se ci mette della buona volontà, avere dei risultati. L'ultimo punto è quello dei marketplace, cioè con voi probabilmente apro una parentesi, vuol dire, su un argomento molto, molto conosciuto. I marketplace non sono una soluzione per le piccole e medie imprese. Io ho fatto degli esperimenti, no? Sono andato, ho parlato con dei nostri potenziali clienti e gli ho chiesto, senti, ma fammi capire, Alessandro, dico per dire, per fare un esempio, no? Ma saresti disposto a fornirmi l'elenco di tutti i tuoi clienti? Te li pago. Sai, io vendo scarpe come te, no? Però vorrei pagarti per avere il nome di tutti i tuoi clienti. Me li dai? Alessandro probabilmente mi risponderebbe, tu sei pazzo, Corrado. Io i miei clienti non li do a nessuno. A quel punto io ad Alessandro faccio un'altra domanda. Gli dico, senti Alessandro, tu vendi le tue scarpe naturalmente su Amazon, no? E lui dice, certo che vendo su Amazon, mi dà la visibilità. Ma Alessandro, tu lo sai che stai dando i tuoi clienti ad Amazon e ai concorrenti tuoi che sono su Amazon e stai anche pagando per questa cosa? Probabilmente Alessandro questo non lo sa, perché nessuno gliel'ha spiegato. E addirittura vediamo ogni giorno che le organizzazioni di categoria e anche i governi che devono supportare le piccole e medie imprese, che cosa fanno? Fanno accordi con Amazon per spingere le piccole imprese e medie imprese a vendere su Amazon. Dico Amazon per dire un marketplace, è il più conosciuto. Adesso non voglio tediarvi con questo discorso riassunto in questa frase, ma voglio dire, il concetto è proprio questo. Quando un imprenditore che già fa una fatica enorme e si distingue dalla massa per essere un imprenditore, ok, è sul serio convinto di andare in una certa direzione per il bene della sua azienda, fa di tutto per raggiungere quell'obiettivo. La difficoltà che abbiamo con quei clienti che ci vengono a chiedere la soluzione online, ma poi non fanno, non ci danno le fotografie, non scrivono i testi, non fanno la pubblicità, non fanno il marketing, non fanno comunicazione, deriva dal fatto che quelle aziende non hanno ancora sul serio deciso di fare qualcosa online, perché non hanno ancora percepito la necessità. Sono quelli che le fasi di early adoption escludono, sono quelli che arriveranno dopo. E in questo momento noi probabilmente dobbiamo focalizzare invece l'attenzione su quelli che sono un po' i pionieri. Ok? Ed è lo stesso processo che abbiamo visto anche nelle rivoluzioni di cui abbiamo parlato un attimo fa. Secondo noi, la soluzione, o una delle soluzioni, naturalmente, è quella di DigiOne, è quella proprio di dare all'imprenditore, all'interno di un unico ambiente, tutte le funzionalità che gli servono per poter in qualche modo uscire fuori da questo tunnel. Il modello di business del SaaS ci aiuta in questo, perché è estremamente scalabile, perché costa
molto meno di altre soluzioni. Per quanto ci riguarda, abbiamo fatto una cosa un pochettino diversa rispetto a quello che succede sul mercato oggi, perché abbiamo messo all'interno di un unico ambiente cinque verticalità molto sviluppate. Solitamente nelle soluzioni SaaS si ha una verticalità e poi con i plugin, con gli altri software, si può risolvere altre cose, ma in questo probabilmente facciamo un po' la differenza. E per dirvi in quattro parole che cos'è DigiOne, è proprio una soluzione tutta in uno, una soluzione SaaS tutta in uno. Quindi all'interno c'è il CMS, c'è l'e-commerce, c'è la possibilità dello scheduling o booking o reservation, come la volete chiamare, c'è un tool per il marketing multicanale, c'è la mobile app, c'è soprattutto la possibilità di raccogliere dati, di segmentare questi dati e di usarli in maniera molto facile e comunque di restare proprietario di questi dati. Perché chi utilizza DigiOne non ha vincoli di tempo, in qualsiasi momento può decidere eventualmente di andare via, di fare il download di tutto ciò che ha prodotto, di portarselo con sé. Ecco, qui c'è un piccolo schemino di come funziona delle verticalità, che sono tutte all'interno di un unico sistema, e poi naturalmente anche noi abbiamo un ecosistema di partner che sono interconnessi con DigiOne, per cui all'interno ci sono tutti i gateway di pagamento, si accetta ogni tipo di moneta, compresa anche quella Bitcoin o quant'altro. Siamo convenzionati con Coinbase, per cui poi si può convertire da crypto a fiat. Praticamente all'interno dell'ambiente hai tutto ciò che ti serve. In una prossima evoluzione del sistema, qui vi do una piccola anticipazione, in una prossima evoluzione del sistema, ci vorrà ancora un po' per svilupparla, taglieremo completamente il gap tecnologico che è uno degli ostacoli per le piccole e medie imprese nell'adozione di modelli di business come questo, perché praticamente dovrà solo cliccare sulle varie funzionalità e il sistema gestirà da solo promozioni e quant'altro. Adesso però è un po' troppo presto per parlarvene, ve ne parlerò in un prossimo caffè. Parlavamo prima di Amazon, no? Avete probabilmente sentito della notizia che la Commissione Europea ha accusato Amazon di utilizzare i dati dei vendors per un interesse personale, insomma. Ma tutti voi qui, insomma, siete abbastanza a conoscenza di questo tipo di problematica, per cui non vorrei dilungarmi molto. Ecco, questa frase di Jim Rohn mi ha particolarmente colpito, perché probabilmente, a prescindere dalle piccole e medie imprese o dalle cose di cui stiamo parlando oggi, ma se torniamo proprio al nostro essere umani, effettivamente è vero, perché noi facciamo le cose o per disperazione o per ispirazione. Cioè, volete, uno scala le montagne impossibili, o quando è estremamente ispirato dal raggiungere un certo obiettivo, oppure quando non ne può fare a meno. E con i piccoli imprenditori è la stessa cosa, cioè alla fine chi fa sul serio nell'adozione di un modello di business digitale è solo chi o è disperato perché non vende più, guarda quello che sta succedendo adesso con la pandemia. Noi abbiamo un cliente qui in provincia di Torino, fa il pasticcere, un pasticcere stellato. E con il fatto della pandemia nessuno è più andato in pasticceria a comprare i suoi prodotti. Era disperato, è venuto da noi, gli abbiamo messo in piedi in una settimana, era online e vendeva i suoi panettoni. In una settimana ha guadagnato più di quello che guadagnava non so in quanto tempo, ma tu parli con lui e lui sta aspettando che finisca la pandemia e che la gente ritorni un'altra volta in pasticceria. Non riusciamo a spiegargli che probabilmente non sarà più così. E vabbè, adesso lascio stare questi claim che sono abbastanza così solo motivazionali.
però molto velocemente riassumono un po' quello che siamo, quindi non c'è investimento iniziale, c'è soprattutto, è facile da utilizzare, quindi si va facilmente a imparare come fare. Non c'è una guerra dei prezzi, perché quando uno va online con un sistema proprio non deve fare la guerra dei prezzi come succede quando vendi i suoi prodotti su un marketplace. Naturalmente, essendo un SaaS, gli aggiornamenti sono sempre gratuiti. Voi sapete quante aziende oggi in tanti paesi hanno negozi online che sono fuori legge perché non hanno adottato le normative del GDPR? Non l'hanno fatto perché? Perché avevano speso già 10.000, 20.000 o 50.000 per fare il sito internet e adesso devono tornare all'agenzia o devono tornare, insomma, dove erano stati in precedenza e spendere ancora dei soldi per l'adeguamento. Allora vanno avanti così. Non sanno neanche quanto sia pesante la multa nel caso qualcuno dovesse denunciarli. E non si preoccupano di questo perché non lo vedono come un problema. Basterà che il primo negozio online sarà denunciato eventualmente da un utilizzatore per poi sollevare il problema. E naturalmente noi diamo supporto, manuali e tutto quanto necessita alle aziende per poter utilizzare in maniera facile, perché il nostro obiettivo poi alla fine è quello di portare il nostro cliente all'autonomia, cioè ad essere libero di poter gestire la sua attività online facilmente e senza dover ricorrere a nessuno, perché l'uso del SaaS, soprattutto con un'interfaccia molto semplice da utilizzare, intuitiva come la nostra, permette all'azienda poi di cambiare il prezzo, di cambiare le promozioni, di fare questo, di fare quell'altro in maniera veloce, in quattro clic. E quando non riesce, chatta con noi o ci chiama e lo aiutiamo a farlo. E è un rapporto con il cliente completamente diverso. Cioè, noi egoisticamente siamo interessati ad aiutare il cliente perché più per lui è facile fare e più sarà contento di stare con noi e quindi continuerà a pagarci la fee mensile. Tra l'altro, il nostro modello di business è un modello di business dinamico, per cui più il cliente cresce nella sua attività online e proporzionalmente paga un po' meno, ma ci paga qualche cosina in più. Quindi egoisticamente lo aiutiamo. È chiaro che un'agenzia non può fare lo stesso tipo di ragionamento, no? Perché ogni volta che deve intervenire deve spendere del tempo con un obiettivo diverso. E l'abbiamo chiamata una formula in tre passi perché effettivamente fai l'account. Se i contenuti ce li hai già pronti, noi abbiamo clienti che sono andati online nel giro di anche di 2 giorni. C'è una blogger qui del Ticino che abbiamo messo online 24 ore perché doveva partecipare a una trasmissione televisiva. C'è un altro vantaggio, adesso vi farò vedere qualche esempio anche. Vabbè, hanno incominciato a parlare di noi un po' in giro nel mondo, in Giappone, il Nikkei, perché siamo presenti anche lì. Tra l'altro lì siamo soci con una società pubblica giapponese, per cui questo ha dato un po' di risalto, ma anche Fortuna Italia, il Corriere del Ticino, il Giornale, insomma aziende. Sono stato io ospite a Radio 24 a parlare proprio del tema dell'importanza dei dati. Abbiamo già qualche convenzione con associazioni di categorie e quant'altro. Ecco, vi faccio vedere qualche esempio di cliente. Questo è il nostro cliente ticinese, ok? Forse conoscete, si chiama Ti Traduco. Forse sono stati proprio loro che ci hanno presentati ad Alessandro, tra l'altro. Che cosa è successo? Giusto, confermo. Ecco, che cosa è successo in questo caso? Questa azienda ha una serie di attività diverse, ok? Avrebbe dovuto spendere per costruire pagine web per ognuna delle proprie attività. Okay? Utilizzando DG1 all'interno di un unico account, adesso ha già 3 attività che gestisce autonomamente, ma tutti i dati che raccoglie sono all'interno dello stesso account e quindi è in grado di fare cross-selling, studi di mercato e quant'altro,
e spende molto, 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 molto meno di quello che avrebbe speso. E ha un'autonomia. Ogni volta che deve cambiare all'interno di uno di questi siti qualche dettaglio, lo fa a naturalmente una risorsa in azienda che stiamo come dire, educando e che è già molto autonoma nelle cose, e quindi tutto avviene in maniera molto, molto semplice e veloce. Questo è il pasticcere che vi dicevo. Guardate, in una settimana, appena andato online, ha fatto il fee per l'utilizzo di DigiOne è $290 al mese. Okay? Lui in una settimana ha fatto molto di più di quello che la fee mensile. Adesso poi io ho stampato solo una parte del suo revenue, naturalmente sta crescendo molto. Questa è una signora italiana che vende abiti da sposa. Ok, naturalmente gli abiti da sposa non li vende online, perché poi te li devi andare a misurare, a fare, eccetera, eccetera. Ma la signora oggi, grazie alla crescita delle visite sul suo sito, grazie alla possibilità di fare gli appuntamenti online, eccetera, eccetera, oggi vende 3 o 4 abiti da sposa al mese da gente che ha prenotato online. In più, all'interno del suo negozio online, vende gli accessori, invece questi li può vendere online. La signora prima utilizzava 4 software diversi, aveva, adesso non voglio fare nomi di altre aziende, però utilizzava 4 software diversi, uno per il sito internet, uno per l'e-commerce, uno per il marketing. Spendeva e non sapeva più dove mettere le mani. Oggi ha il suo cruscotto di DigiOne dove gestisce tutto, risparmia tempo e vende anche di più. Qui siamo in Giappone, questo è un nostro cliente giapponese, vi ho solo fatto vedere la crescita che ha avuto nelle visite delle pagine utilizzando una soluzione come la nostra. Non so chi è appassionato di moto, ma Tony Albolino usa anche lui DigiOne, lo usa limitatamente alla mobile app, perché all'interno del nostro sistema c'è anche la mobile app. Vorrei dire qualcuno collegato nell'ambito moto auto c'è. Ah, ok, bene. No, dopo lo presentiamo. Ma lui, per esempio, ha utilizzato questa soluzione, aveva già un sito internet, gli abbiamo appoggiato l'app noi, e la sta utilizzando per fare merchandising. Vabbè, qui poi abbiamo una serie di altre aziende che sono già nostri clienti o partner un po' in giro nel mondo. Adesso, vabbè, non so se volete farmi delle domande, io volentieri sono qui a disposizione. No, una cosa, entro subito io, così sì, almeno incominciamo la discussione. Intanto grazie Corrado, veramente. Poi è stato anche molto brillante l'inizio, ho ricevuto dei messaggi di commenti positivi dalla gente che sta ascoltandoti. Oh, e ho già pubblicato su LinkedIn anche la foto dove parlavi della digitalizzazione, eccetera. Adesso vediamo, andate a mettere il like. No, però una cosa che secondo me è essenziale con qualsiasi strumento digitale è tutto quello che è l'ambito della formazione. Sì. Perché un conto è prendere un software e introdurlo, e un conto utilizzarlo. Certo. E quante volte ho visto delle ditte di software che hanno venduto il software alla ditta, ma poi forse perché magari non sono neanche riusciti a spiegare bene l'importanza della formazione, hanno un po' lasciato andare la formazione. L'imprenditore probabilmente non cosciente di dove andava incontro a non essere ben formato, e alla fin fine poi non ha speso per la formazione. Il problema è che dopo non utilizza lo strumento, lo utilizza male. Sistemi di magari newsletter che non vengono utilizzati o cose di questo tipo. Quindi cosa fate voi? Allora, intanto grazie per questa domanda, perché riporta a uno dei temi di cui abbiamo parlato prima, no? Cioè, io sono appassionato personalmente di comunicazione, di un po' di psicologia. Mi piace così investigare come funziona la mente umana.
C'è uno studioso dell'inizio del Novecento, William James, uno psicologo che probabilmente qualcuno di voi conoscerà, perché è stato uno dei primi ad approfondire i temi della volontà, okay? E di come la volontà si sviluppa all'interno della mente delle persone. E oltre al discorso della volontà, ha studiato anche i comportamenti derivanti dalle abitudini. E ha scoperto che una delle cose più difficili per l'essere umano è cambiare abitudine. E spesso è ancora più difficile quando l'abitudine è una brutta abitudine. Ma ciò che ci distingue dagli animali è la possibilità di poter volontariamente cambiare le nostre abitudini. Ora, l'imprenditore che ha compreso l'importanza di fare qualcosa, ha poi anche la volontà di imparare. E l'idea, ed era un po' l'approccio dell'inizio, no? Di arrivare dall'imprenditore e dirgli: guarda, io non ti voglio vendere nulla, voglio scambiare con te informazioni, ti voglio dare la possibilità di vedere questo mondo da un altro punto di vista. Quindi l'aspetto dell'educazione è fondamentale. Noi sul serio siamo interessati a fare questo, ne abbiamo parlato, no, Alessandro, della Certo. possibilità di creare dei momenti di formazione, non di vendita, di formazione, perché poi se l'imprenditore capisce, lui è un imprenditore, quindi è una persona capace di fare ciò che gli altri non fanno e quindi di Assolutamente. adottare, di cambiare un'abitudine e poi di essere libero di scegliere qual è la soluzione che più è conforme alle proprie esigenze. Può dire: guarda, io voglio l'approccio con l'agenzia perché mi posso permettere di pagare una soluzione propria e voglio andare avanti in questo modo. L'altro può dire: io non ho questa possibilità e voglio provare la soluzione SaaS. Però i momenti di formazione sono fondamentali, sono la base su cui dobbiamo appoggiare poi qualcos'altro. Quindi sfondi veramente una porta aperta, Alessandro, con questa necessità. Anzi, se poi ci vogliamo fare promotori insieme, anche con altri che sono interessati a momenti di formazione. Secondo me appunto è essenziale, perché ho visto anche appunto con Luca che abbiamo messo in piedi queste piccole pillole di tecnologia che servono anche per fare Assolutamente. una piccola formazione, ma vedo che in generale comunque negli ultimi mesi, ma già da un anno, anche prima della pandemia comunque, la necessità di formazione all'interno dell'azienda, proprio in ambito di digitalizzazione, è aumentato. Secondo me Assolutamente. sta cambiando anche un po' la sensibilità poi degli imprenditori nel investire anche nel aggiornare, chiamiamolo, il loro parco tecnologico, ma intendo le conoscenze tecnologiche dei loro dipendenti. Certo. Quindi chi ci ascolterà in questo messaggio, che poi giriamo anche a... potremmo anche pubblicarlo libero su LinkedIn, per esempio. Secondo me la formazione è essenziale. Non so cosa ne pensate voi, perché, per esempio, Leonardo Biondi, parlavamo di quello che era l'ambito formazione, lo sto coinvolgendo, per esempio, Leonardo, in Startup Academy, che è un'associazione senza scopo di lucro che dà aiuto alle startup, anche con la formazione, per esempio. Tu, Leonardo, mi dicevi che non sei esperto di formazione, giusto? Di formare le persone. Esatto, sì, io da quel punto di vista lì, Corrado sa benissimo che ci siamo conosciuti, molto bella la presentazione, grazie Corrado, però dal punto di vista Grazie. formativo non ho esperienza in merito, quindi... Però vedi, Leonardo è vai. pieno di risorse, ma gliele devi tirar fuori. Nascoste, nascoste. Però quello che discutevamo con Leonardo era anche che sempre di più, appunto, anche in questo caso Startup Academy, aiuta anche, per esempio, lui lo sto coinvolgendo come coach Sì. per le startup. Abbiamo messo in piedi, per esempio, anche un'associazione senza scopo di lucro, abbiamo messo in piedi della formazione per i coach. Quindi è interessante che stanno nascendo queste cose. Se ti può essere utile, Alessandro, se posso dare Dimmi. un piccolo contributo, io sono membro della Federazione dei Coach.
Ok, poi ne parliamo allora. È una delle cose che faccio, diciamo così, un po' a tempo libero per gli amici, per i parenti e per chi vuole trovare come avere atteggiamenti positivi rispetto alle difficoltà. E all'interno delle aziende con cui ho collaborato e anche con quella di oggi dove collaboro, insomma, cerco di dare un piccolo contributo anche nell'ottimizzare il lavoro di tutti, perché poi un atteggiamento positivo non è una frase fatta, ma è una cosa importante, anche scientificamente dimostrata, ma un atteggiamento positivo rispetto alle cose che si fanno aiuta molto a farle meglio. Quindi è fondamentale all'interno delle aziende. Assolutamente. Ma io volevo coinvolgere proprio brevemente l'altro Leonardo. Non so se volevi dire due parole, tu sei nell'ambito motor, giusto? Così almeno ti conosciamo. Beh, io ti conosco già. Devi riattivarti l'audio, scusa. Eccoci. Allora, intanto, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Forte e chiaro. Allora, intanto buongiorno a tutti e io sono, mi fa piacere di questo webinar perché è importante scambiare idee, pensieri e soprattutto condivido tutto dalla A alla Z, come si dice con Corrado, anzi devo ringraziarlo perché è una cosa molto bella e le parole che ha detto le condivido tutte, specialmente il fatto della formazione e di cambiare le abitudini, perché qui chi non cambia le abitudini velocemente fa fatica. Io, sai, tu mi conosci, mi hai conosciuto, io sono un pilota e praticamente vengo dal mondo dell'auto. Non si vede dalla sedia. non si vede dalla sedia, giusto? Quindi vengo dal mondo dell'auto, la mia vita è stata e lo è tuttora nel mondo delle corse, prima come pilota, poi come team manager. Pensa nel tuo ambito anche la formazione che ci deve essere. Ma guarda, è un problema. Io racconto sempre una cosa che facevo io, che ho fatto io, no? Allora, quando io vengo dal mondo di kart, poi sono passato ai rally, ho corso con tutte le vetture, è inutile che vi faccio la lista, quindi pilota, sono stato pilota ufficiale Subaru, un anno anche con la Lancia Delta. Cercatelo su Wikipedia che lo trovate. Esatto, e quindi una sorta di cose. E, nei tempi, ad esempio, che correvo con Subaru, e quindi nel mondo di rally, quell'anno lì che è stato un anno per me molto importante, perché questa macchina era un team intanto con dei personaggi tedeschi, io non parlavo l'inglese, quindi è stato un po' un caos. E mi presentavo con tutti i fogliettini dove scrivevo praticamente quello che io, le sensazioni che avevo della macchina, e quindi mi presentavo a volte con questi bigliettini e tutti mi guardavano così, un po' strano, perché dice, ma come, questo non ha il computer, si presenta con il... E io mi presentavo così. Oggi se tu ti presenti così in un team con i foglietti si mettono a ridere neanche insomma ti prendono in considerazione. Perché? Perché questo mondo purtroppo è cambiato, ma è cambiato anche nel mondo delle corse, soprattutto nel mondo delle corse, perché qui oggi è radicalmente cambiato tutto. Quindi ognuno di noi, compresi i piloti, i team manager, la squadra, si devono formare perché sennò sono morti. È così. Il mondo purtroppo è così. C'è una cosa però, Leonardo. Intanto grazie per le belle parole che hai speso per me. C'è un aspetto che secondo me è fondamentale. Ciò che è cambiato è il modo di fare, ma certi fondamenti non sono cambiati. Perché, no. Perché un imprenditore, quale che esso sia, quale che sia la sua attività, sa molto bene, se è un imprenditore di successo, che non deve cercare clienti nuovi ogni giorno, deve fidelizzare i clienti che ha. Ora,
quando gli diciamo di spostare la sua attività online, non gli diciamo di cambiare la sua attività. Lui deve continuare a fidelizzare i clienti. Perciò non ha senso che qualcuno gli dica vado su Amazon perché ho la visibilità. Ma cazzo, ma se tu vendi il pane a Lugano, che ti serve della visibilità di Amazon in America? Giustissimo. Tu devi fidelizzare quei clienti che sono intorno a te, perché se tu non li fidelizzi, se tu non parli con loro ogni giorno attraverso la rete, perché non puoi più scrivere i bigliettini, devi purtroppo comunicare in un modo diverso. Quando quel tuo cliente starà per entrare nel tuo negozio e riceverà una notifica dal cinese che vende il pane da Shanghai e lo porta in un negozio a fianco al tuo perché gli ha scritto «Ehi, ma perché non vieni a provare il pane da me oggi che l'ho fatto con i semi di non so che cosa?» Allora a quel punto, quando avrai perso quel cliente, hai capito perché devi fare le cose in un altro modo. Non devi fare un'altra cosa, devi fare il tuo mestiere, perché sei bravo a farlo, perché sei già un imprenditore di successo, lo devi solo fare in un altro modo. Sono d'accordo su questo. Sono d'accordissimo e ti ringrazio, anzi ringrazio te e la tua azienda, che siete già in avanti e avete costruito questa realtà. Complimenti. Grazie. Ottimo. Adesso non so se qualcuno ha altre domande o temi di discussione. Se no, possiamo, anche siamo comunque verso le 9, di solito sì. dura un'oretta. Peccato che manca tutta la parte di networking alla fine, a parte che adesso abbiamo fatto un po' di networking, se guardiamo, però manca tutta la parte di caffè, di solito avevamo le brioche, i caffè, si chiacchierava, ma ritorneremo. C'è problema. Ritorneremo anche quello. Adesso, se non avete domande, Corrado, se mi permetti. No, io sono stato solo contento di essere con voi. Concludiamo, appunto, andate a dare un'occhiata su LinkedIn, andate a condividere il post, vi manderemo la registrazione, appunto, la registrazione che abbiamo fatto, la mandiamo appunto a tutte le persone che si sono iscritte, agli interessati. Intanto ancora grazie Corrado, certo sentiamoci per tutto quello che sì, è l'ambito. Poi, fammi dire solo una cosa Alessandro, che chi vuole sì. magari continuare ad affrontare il tema anche con noi, cioè scrivetemi pure o chiamate qui, tra l'altro noi siamo qui a Lugano, anche a Massagno. Certo. Aspetta che c'è qualcuno, scusa. Adesso non so, Fabio, se vuoi intervenire direttamente o leggo io il messaggio. Vuoi dire tu due parole, Fabio, che parli sul tema aziende e formazione? Sì, anche da parte mia, buongiorno a tutti. Buongiorno Fabio. Beh, io sono un osservatore un po' esterno perché non sono un imprenditore. Io imprenditori li visito e cerco di capire come va la loro azienda per poi avere un'idea di come va l'economia nel suo insieme, giusto per darvi un po' l'ottica del mio lavoro. E beh, quello che noto è che la formazione effettivamente è un tema che emerge soltanto quando le persone non si trovano gli imprenditori non trovano personale sul mercato del lavoro che corrisponde ai loro diciamo così, bisogni, e quindi poi si rivolge a dei formatori. Però nel caso specifico di cui stavate parlando prima, penso che è un problema generalizzato, nel senso che la digitalizzazione spesso, o comunque queste forme di diciamo di tool, è ancora molto poco diffuso, e quindi la gente o lo stesso imprenditore non è meno in grado di capire di cosa ha bisogno. E quindi niente, certo. Penso che il vostro lavoro di divulgatori è diciamo alla base di quello che poi in futuro potrebbe diventare una sensibilità maggiore per questo tipo di attività. Quindi la formazione va prima diretta forse all'imprenditore per poi arrivare ad allargarla a chi sono gli operatori. Certo. Guarda, hai ragione, voglio aggiungere una cosa molto velocemente. Cioè, nella mente di un imprenditore, un piccolo imprenditore, quando c'è la necessità di adottare qualcosa di nuovo, ci sono due o tre pensieri che praticamente fanno diventare la stanza in cui lui
cammina completamente buia. E quando uno cammina nel buio, purtroppo ha paura di inciampare. Anche se tu continui a dire, ma guarda che la stanza è vuota, i muri sono tutti di gomma, non ti farai mai male. Ma per il fatto che è buio, tu hai paura di camminare. Ora, quello che pensa un piccolo imprenditore è, ma se io oggi faccio le cose in questo modo, perché devo cambiare? E se cambio, le cose saranno meglio? Cioè, e poi sarò in grado di fare? E poi ha tutta una serie di pensieri nella mente che fanno proprio spegnere la luce. Quello che noi dovremmo probabilmente fare attraverso la formazione, attraverso la sensibilizzazione su certi temi, è solo accendere la luce. Perché se a quell'imprenditore accendiamo la luce e si rende conto che non c'è pericolo a camminare, lui è un imprenditore, lui sa come fare. E poi gli scatta la molla e la volontà di fare. E gli salviamo la vita alla fine. È vero. Ma infatti quello che dico sempre anch'io è che la formazione serve per tirar via quel velo di paura dell'ignoto all'imprenditore. L'imprenditore, una volta che conosce, dopo capisce e sfrutta. Esatto. Assolutamente. Bene, intanto grazie Fabio, anche a te per l'intervento. Vedo che la tematica comunque digitalizzazione e formazione è molto sentita, ma lo vedo costantemente nelle aziende, quindi vedo sempre di più, come dicevo prima, a imprenditori che, per esempio, ieri ero a una formazione dove ero io spettatore, perché l'imprenditore mi ha invitato per far vedere che ha praticamente messo in piedi un corso di formazione sulla tematica LinkedIn. Sì. E praticamente ha chiuso l'azienda. Ha chiuso l'azienda a mezza giornata e tutti i collaboratori, non solo quelli legati alla vendita, tutti i collaboratori erano invitati a questo evento in una sala grande, chiaramente per tenere le distanze, e, però è veramente una cosa che sta cambiando. Quindi chiudere l'azienda per far formazione veramente vuol dire... E cambierà ancora. Assolutamente. Bene, io vi saluto tutti. Non so se Luca, tu, co-padrone di casa, vuoi concludere anche tu. Dire Luca, tornate, si scusa per il continuo andi rivieni digitale reale, ma avevo obblighi in reception di apertura. Veramente, ho ascoltato la prima parte. Corrado, grazie di cuore per la visione olistica che hai condiviso con noi, se mi passi questo termine. Veramente molto interessante. E non vedo l'ora di riaggiornarci su questo tema, Ale, veramente, porte aperte, perché sembra veramente un dominio di interesse condiviso e connesso. Grazie davvero e un buon giovedì a tutti quanti. Ottimo. Ciao. Corrado, saluto pure. Grazie. Grazie di nuovo per l'ospitalità. A tutti. Grazie. Grazie mille. Ciao Leo. Ciao a tutti. Salutami Fabio.